Mentre prepari il tuo tabellone per il top e il flop, leggo un paio di messaggi, scusatemi, eh, ma c'è quello di Freddy che dice abbiamo giocato contro la Propatria, meno male senza Diop e Ogbon. Poi c'è eh, un amico, un amico, un amico che si chiama Renzo, che dice cosa devo fare per avere il telecronista tifoso su Premium e magari fosse Silvia Vada? Non ne posso più di quelli che commentano e che al minimo errore dell'arbitro vogliono far credere all'Italia che noi siamo può. il mio collega Mediaset. A me dispiace, magari mi deferiranno pure, però non si può dire tutto quello, non si possono fare dei commenti così sì. di parte. Ah, sì. non eh no, sentito. mi spiace, non mm -hmm. si può. Mastria si chiama, non si può, veramente ha fatto. All'inizio mm. ha fuorigioco netto fuorigioco netto, fuorigioco netto e poi sempre su Mediaset c'è stato. Poi Beh, allora, nei top dice Nina da Torino, metto, secondo te chi mette Nina? Bianchi. Bianchi. E vai. <ride> I gusti di Nina ormai li conosciamo, li conosciamo a memoria. Nina Pino! Non paura. di un calcio di rigore. Esatto. Di flop. Nei flop. Nei flop non c'è nessuno. Nei top invece Pino inserisce Gillet e eh, tutti voi. Quello va già bello. Abbastanza... Che poi eh, Ventura ha sempre dimostrato che ha fatto giocare tipo adesso D'Ambrosio sta meritando di giocare, oh, Darmi sì. era dicevo che è un suo cocco, mm. eh, lo lascia in panchina perché ha visto meglio D'Ambrosio. Cioè, Secondo eh, te ripeterà questa scelta anche a San Siro di D'Ambrosio. Sì. Dipende come stanno Io sono, sono, non sono andato a vedere gli allenamenti ma lui che ha il polso della situazione negli allenamenti, lui fa sempre giocare chi sta bene e chi si impegna su questo, questo sono sicuro. Questo è sicuro. E se, eh. Eh, io trovo che D'Ambrosio, soprattutto quando manca gente alta davanti, sia fondamentale nelle situazioni di palla inattiva. Allora, scusa, Maradona non l'avrebbe sì, mai fatto giocare. palla in attacco e in difesa. Cioè, non l'avrebbe mai fatto giocare, cioè, non è un professore con gli alunni che deve no, no, dare fa la 10 dieci minuti. Infatti, fa giocare Cerci che gioca, 20 minuti, come avete detto tante volte, che gioca 20 minuti, però è quello che fa saltare il banco. Cerci fa la differenza. Flavio dice visto che non possiamo intitolare lo stadio al grande Torino e poi facciamo parlare a andare che se no si annoia giustamente visto che non possiamo intitolare lo stadio al grande Torino e siamo alle solite non ci resta che chiamarlo San Nicola devo dire che questa cosa del bari <ride> però, e torna da, sempre non insomma non è che piazza questa, molto eh questa cosa ti portasse qualche punto no <ride> eh, ma solo che dico che se a Torino ci fosse il mare sarebbe una piccola bari poi siamo ecco, a posto eh, siamo a <ride> posto questa ce l'ha già detta più volte Ventura siamo a posto ah, sì? Cesco dice ma insomma il il Pescara aveva battuto un po' il refrain di Ventura di queste ultime ma settimane ma è il nostro Cesco credo, credo di sì non aveva la Fiorentina vi ricordate sì. come ha battuto la Fiorentina? due contropiede vedi, vecchia maniera vedi, vedi, anni vedi, 70 vedi, vedi e otto parate clamorose del proprio portiere è esattamente il modo di giocare che Ventura ha dichiarato sì, 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 non sì. esistere più e non essere disposto a fare allora poi mettiamoci d'accordo se esaltiamo il Pescara che vince con la Fiorentina, sappiamo che si può vincere anche in contropiede e magari in certe partite, quando non puoi sostenere il palleggio con l'avversario, un briciolo di umiltà, palla lunga e pedalare sui tuoi due esterni che sono rapidi, e magari funziona. Allora, meglio. Adri dice: nei, nei top bianchi oppure preferite Barreto? Questa è la domanda di Adri. E invece, per quanto riguarda un amico che non si firma, dice: eh, e qui viene incontro in un certo senso quello che dice il prof, ma pone anche una. Un quesito interessante, dice e Bagua e Sansone dimenticati, Stevanovic ha sempre problemi psicologici, che qualcuno faccia chiarezza. Eh, ma Bisogna fare chiarezza sull'allenatore perché lascia fuori Stevanovic, o no, bisogna fare chiarezza su ragione. Stevanovic perché all'improvviso, a metà della stagione, ma capita, poi, Tony, capitano casi di questo capita, tipo. Capita, sì, sì, capita. capita. Cioè a vent'anni uno sì, intanto sì, può... Sì, capita, capita. Poi Stevanovic ne aveva già avuti anche precedenza. L'anno scorso, come no? Anche poi... l'anno fa. E poi l'allenatore, cioè adesso... Lo, lo voglio dire eh, a chiare lettere, questo è un allenatore che si è preso mille responsabilità, ok? E che 993 volte <ride> e, e le ha risolte bene. Si potrà dire quelle 4 o 5 volte in cui magari ha toppato, che ha toppato o deve essere infallibile? Chiusa cioè, lì, perché lui è uno che equilibri. si è preso tante responsabilità sì, sì, e sì, ha sì. tantissimi meriti, certo. però non è il Padre Eterno. Ok? Allora, visto che non è il Padre Eterno, uno si può permettere di dire: Guarda, a me, perdere il derby in quel modo mi sta ancora qua. Ok? Oh, mia, e l'abbiamo sì. perso perché non abbiamo voluto giocare palla lunga e pedalare, stando in nove davanti alla porta. Magari lo perdevi lo stesso, però era un modo diverso di perdere, non allora, in la quel Sandori modo. palla lunga, vinto, due tiri dove zaccati, noi abbiamo vinto giocando quel calcio che si gioca che in quel tipo che di situazione. Se grande, prof, ragione Ma perdere no, il derby in quel modo. No, io la penso così modo. da sempre. Sì, ho capito sei più ho, scarso ho, ho non è che devi fare però è populismo sì, Ventura non, non ha gradito è eh, quello che, che stai è. Ventura non ha gradito secondo me ma io comunque io lo dico uguale eh? che cosa? io lo dico uguale no no ma per no, carità no, ci mancherebbe. No, non è, è non è che parliamo perché no no no, no, no no bene, no ma gli hai risposto un paio di volte anche quando tu non c'eri ho avuto l'impressione che insomma ma simpaticamente per carità simpaticamente ma perché classifica in classifica? al tolgo il beh sì fa. Batti un colpo se vedi Toro amore mio. <ride> eh, batti un colpo in che senso? Che ti chiama così no. sentiamo di nuovo la musichetta? Oppure buttiamo giù Gob che così si rompe anche la torica. Nei top, Giuseppe. dice Daniela: metto Rodriguez, mentre nei flop metto Mastria di Mediaset. Sembra, non è che l'hai mandato tu sto messaggio. Eh. Sei no. Il cognome è uscito. Ma qualcuno, <ride> mi, scrive, va... qualcuno Daniela, mi scrive qualcuno mi scrive, ma siete da Toro amore mio o, Silvia... o contro Toro? Ecco appunto, bravo, chi l'ha scritto. Cesco. Eh, bravo Cesco. Eh, Daniela Silvia del tuo top, non gliene frega nulla. Rodriguez voleva. Rodriguez. E mastiglia nei no, no, no. flop. Se Ventura gli venisse mai in mente di provare... Anche D'Ambrosio. Quando voi? rientra sì. Bonna per non togliere Rodriguez o Bonna a sinistra. Terzino. mi piace? Eh beh, in nazionale gioca lì. Certo. Eh. Non capisco certo. perché nel tuo non potrebbe farlo. Con Novellino lo fa. Anche perché volte. io sinceramente... Sai cosa potrebbe essere? Sai cosa sarebbe bello provare a fare una volta, magari ogni tanto per certi pezzi di partito eh? Una la difesa a tre contrario. Eh? Darmian, no, Darmian no. può fare Dabbrosio. uno dei tre, addirittura, esatto. Darmian d'Abrosio. Ma c'è sempre Glicket Rodriguez eh, e poi c'hai quelli. Voglio allora, voglio cosa, non sarebbe Andrea, male. tu giochi a pallone, lui. mentre loro, allora, loro se la contano. Voglio ma voglio sapere una cosa a pallone Vogliamo sentire Andrea un secondo. Dove, in che, in, giochi già in qualche squadra? Giochi, dove giochi? Eh, eh, già in qualche squadra: cioè, giochi nel Torino. Bravo, che gioca nel Torino. Lui, eh, Silvia. Hai capito? Eh, sì Bene, Primi dicevi? Calci Primi calci li tiriamo lì, <ride> Silvia. Eh, adesso non mi ricordo più. Eh, eh se vabbè, se allora. E eh, allora, no. Eh. no, io volevo sapere di Almiron. Questo ve lo saperei eh. ma non siamo a Catania qui. Beh, siamo a Bari. Secondo voi, eh, cosa dobbiamo dire? Io eh, sei sicuro? Sei chi convinto? È che spende quei soldi? E allora, perché Tania? oggi? Perché oggi il tutto sport diceva. Sport. Riportava la dichiarazione Ognuno. di Cairo. Che diceva io, non, non, ho, non mollo. Insomma, su Almiron ah certo, Se glielo lo regalano, lo prende. lui lo vuole accontentare. Beh, abbiamo tutti quanti assistito al Siparietto, peraltro anche simpatico. Che, ah, che eh, sì. da anni no, non vedevo protagonisti del toro così sorridenti, protagonisti appunto nelle migliori e maggiori trasmissioni sportive, cioè quello tra Ventura e Cairo. E Cairo ha detto io faccio di tutto per accontentare no? Ventura. No? Se è vero che Almiron <coughs> è un pallino anche lui di Ventura, oggi l'ho letto ancora sul tutto sport, chissà che non arrivi, non lo so. Perché non allora non devo credere al tutto sport? Certo che sì. Certo che so, sì, Certo sì. a Tito sport, ma non è la Bibbia, eh. voglio dire. Okay? È no, ma ti piacerebbe o no? Mi... mi piacerebbe, è un giocatore che fa il titolare a Catania in una squadra che ha sei punti in più della tua eh, non viene qui in una situazione dove non sa neanche se gioca Insomma, immediatamente o no io ho l'impressione che sia una situazione si non di diversa di non tanto diversa da quella di Bianchi contratto di scadenza evidentemente se arriva una proposta economicamente interessante al Miron parte magari sull'anno prossimo oppure no, sull anno se anno prossimo, resta certo. l'allenatore intanto io penso al recupero di Brighi invece su questo io centrocampo. io che tutto sommato Brighi forse recuperare Brighi sia persino meglio che far arrivare al Miron che comunque ha già la sua età e di a costo zero il recupero esatto. di Brighi esatto e dico da il eh, vi dà ragione perché dice: Due partite con Brigli titolare, due vittorie, sarà un caso? E poi dice: eh, Bravo, Meggiorini, spesso massacrato, ha dimostrato di avere un grande carattere. Questa è una, come dire, una battaglia che stiamo facendo da qualche settimana. L'abbiamo criticato eh, quando probabilmente meritava anche, anche di essere criticato. Di dei, colpi, dei colpi, perché quel, quell'assist sì, è stato Poi a prescindere dai cerchi, colpi, l'impegno certamente non è mai mancato. Posso fare una domanda no, a zio Toni? Ecco, certo. Posso farlo fai... così poi risponde dopo, ecco, intanto ci pensa, Sì, fare la pubblicità, prima però possiamo poi andare con il pensierino: prima della pubblicità. Molto okay. volentieri. Fai però la domanda così: no, quali sì, sì. sono e quante sono, a tuo avviso, le, le, wow. sì, le squadre che si sono eh, rinforzate più di noi, rafforzate più di noi? E ovviamente mi riferisco a quelle squadre che devono retrocedere, quindi che devono stare dietro di noi. Andiamo col pensierino? Sì, ripetiamo quello di martedì perché ah, era troppo bello. Eh, questo era troppo bello, abbiamo per la prima volta <ride> deciso di ripeterlo perché bellissimo. magari qualcuno martedì non ha visto, come Silvia, co l'hai capito? L'hai già letto? Non lo so. Non l'ho ancora letto, lo adesso non lo, capirà, in non lo capirà. Vado? Vai, c'è la sigletta. Non l'ha capito. Lo sta leggendo? Lo sta leggendo perché Nel non l'ha capito. È suo piccolo, no? Barreto mi ha fatto capire la differenza fra chi si muove senza palla e chi si muove senza palle. E a chi non si riferisce? Capito. Silvia non l'ha capita, lo so. Allora. avrei scommesso qualunque cifra che non l'ha capita. <ride> la rileggo. Allora, no, no ma no. Capito. Mentre un tu, tu rileggi la mentalmente, avvocato, mi ha fatto capire la differenza. Semplice capire sì, che direi, sì, sì, direi proprio di sì. C'è sì. un riferimento bello. L'hai capito? <ride> l'hai letto due volte, l'hai capito? Poi no. Nella no. Allora, noi adesso salutiamo Andrea, gli chiediamo di dare un bacio a tutti coloro i quali sono a casa, lo mandiamo un bacio, un saluto a casa. Diciamo ciao. 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 Bravo Andrea. Allora, eh, domani si deve andare a scuola, eh, ragazzi. Allora, noi facciamo un saluto a proposito di Bimbi Granata a Marta che eh, proprio oggi ha fatto quattro anni e ci ha mandato la foto la mamma che è Katia. Silvia sta iniziando a capire il pensierino di Frediano <ride> e noi salutando Andrea ci fermiamo per la pubblicità. Subito dopo avremo delle novità.